Allora, ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Cyberpunk 2077. Mi trovo qua, anche se in realtà eravamo nell'appartamento, nel nostro appartamento, alla fine dell'episodio scorso, poiché dobbiamo attendere. In generale, dobbiamo attendere. L'episodio scorso si è andati un pochettino avanti con questa trama principale, ma dobbiamo attendere la chiamata di Takemura per entrare in azione. Stessa cosa, dobbiamo fare. Aspetta, da un'altra parte, che ora non trovo l'incarico, forse no. No, vabbè, da qualche altra parte c'era un'altra missione. La di Bartmos, mi pare che dobbiamo aspettare. Quindi mi sono spostato qui. Magari anziché far passare il tempo dormendo, facendolo passare e basta, ho pensato mentre aspettiamo, dedichiamoci a qualche missione secondaria, visto che ne sono rimaste ancora un po' da fare. Molte meno rispetto all'inizio, però sono comunque un bel numero. Adesso vediamo un po'. Ho già tirato fuori l'arma, si sa mai. Si sa mai. Potrei rischiare di fare quelle missioni del pugilato, ma non so, perché teoricamente corpo a corpo comunque dovremmo fare abbastanza danni, però aspetto ancora un po', va. Qua c'è. È vero quello che dico? Sì. Che sei un disertore? Boh, sì. Se devo essere associato. È qua dentro. È lì dentro. Ma aspetta, vediamo se è sicuro entrare. Ah. Yovi, come va la vita? Se non hai troppo da fare, ho un lavoro per te. Un classico. Devi solo infiltrarti in una zona corporativa e piazzare una cimice. Info allegate. Zona sabotaggio. Guardi mai il notiziario? Personalmente penso sia tutta propaganda, ma è la mia opinione. Comunque la gente lo guarda e altra gente scrive le notizie. Il mio cliente è Ted Fox, un reporter di N54. Sta scrivendo un pezzo sui rapporti tra bande e corporativi. Sulla carta sono nemici, ma in realtà pare che i capostronzi e le bande si facciano favori a vicenda. Parola chiave pare. Ted ha bisogno di prove schiaccianti. È qui che entri in gioco tu a salvare la situazione. Ted dirà esattamente cosa devi fare, ma preparati a entrare nella fabbrica della Kendachi e a frugare un po' in giro. Tutto chiaro? Vai da Ted. Come dicono i media, inizia lo spettacolo. Non dirmi cazzate, chi ci sarà? Contra Ted. Devi essere proprio scemo, Oh. La sola e unica, sei Ted? Chiamami Teddy. Entra, ti spiego tutto. Roba top secret qua, eh. Sani, sì. Ok, com'è la situazione? Vedi quel garage a sinistra? È della Kendachi. C'è Secondo una scritto. soffiata, lì dentro tengono della merce speciale. Speciale? Per la sesta strada. La Kendachi è in combutta con la banda. E allora? E allora, Gesù, in che mondo viviamo? Ascolta. Da una parte abbiamo dei nazionalisti, veri stinchi di santo, ex militari, fanatici delle armi. E dall'altra la Kendachi, mega corporazione pulita e politicamente corretta. Le due parti fanno affari loschi. Ecco la tua storia. Capito. Vuoi uno scandalo? Voglio la verità, punto. Specialmente se è sconveniente. Aspetta, stai scrivendo un articolo? È roba grossa, fidati. E indovina chi ci guadagnerà di più. Non lo so, chi? L'opinione pubblica, se la storia esce sui giornali, se si trasforma in ricatto, News 54, e se diventa ancora più grande, il sottoscritto. Allora, cosa devo fare? Entra nel garage, piazza questo tracker sotto il camion e occhio alle telecamere di sorveglianza. Una passeggiata. Stai dando una svolta alla mia carriera, Vi. Sei la paladina della verità. Sai come superare la sicurezza?
Oh, mi piaci. Se vuoi i dettagli, Teddy ha i dettagli. Ci sono due telecamere, cinque guardie e altri tre uomini sul retro. Oh, mi sembri un po' nervosetta, ma lo capisco, non sarà facile. Cerca solo di non farti riprendere in faccia dalla telecamera, capito? Certo, vedo che posso fare. Ok, Teddy, è ora di mettersi al lavoro. Usa le tue abilità ninja e non farti beccare dalle telecamere. Non ne abbiamo più. Le telecamere amano me, non te. Ti contatto io. Non ne abbiamo più le abilità ninja. Non che ne abbia mai avute. Però vabbè, al limite posso fare così adesso. Allora, inventario. Potrei tenere come terza arma, anziché un'arma corpo a corpo a questo punto. Dov'è che era? Questa era? Fa vedere. Ah no, vedi, ce n'è qualcuna che è più forte. No. 186, 228. Questa. Anche se questa ha le mod. E questa qua fa danni termici. Questa faceva danni chimici. Vabbè, facciamo così. Ah no, è vero che non si possono più. Sì, è un po' che non gioco, eh. È un po'. Allora, tolgo il mirino. Una buona settimana che non prendo in mano il gioco, ho giocato ad altro. Allora, io direi... Dov'è che era? Questa qua. Sì, fa meno danni al secondo, ma poco importa. Metto il mirino che aveva l'altra. Vediamo quello che ha più portata. Ah, questo. Sì, più 26, più 27, metto questo e gli metto, visto che ce l'ho, anche se l'avevo smontato per sbaglio, il silenziatore. Il silenziatore e va bene così. Ok, così ho, vabbè, le due armi solite più una pistola silenziata che mi serve proprio in questi frangenti. Non tanto per gli umani, più che altro per le telecamere. Quando vedo una telecamera, stavo a sto giro, gli sparo, semplicemente. Vediamo se... O magari va tutto a rotoli, quindi... Vediamo. Ok, componenti comuni, la telecamera ce n'è una là. Diciamo, ora lo scanner mi serve solo per individuare le cose. Tipo lì. Ok. Cosa? Cosa? Ah no, pensavo che ce l'aveva con me. Dove sei? Ma sei impazzito? Non posso aiutarti. E allora sei costruito. Qui ce n'è una, ma... Oh. Qua c'è un tizio. Devo andare lì dentro. Questo sì, è girato sempre da questo lato. Perché comunque col silenziatore i danni vengono ridotti, ma non con tutti i silenziatori. Ci sono certi silenziatori, non quello che ho io. O meglio, quello che ho io forse solo parzialmente. Che invece moltiplica i danni alla testa soprattutto. Magari riduce i danni... Aia. Che succede? No. Ok. Riduce i danni in... Oh, madonna, aspetta, mi sono... C'era il filo spinato. In generale, ma magari nello specifico li aumenta, non so, appunto, i danni alla testa. Quindi... Questo è qua, ma mi vedrà? No, è cieco. Però c'è la telecamera. Attenzione. Ma perché non te ne vai un po', fanculo? Sì, è sempre colpa degli altri, ma vaffanculo. Qua, apri. Dal bagno entriamo bene. Zona ostile. Beh, questo... Io direi che lo... Metto KO... Anche se è una guardia veterana, insomma, non fa parte di una gang. Questo cos'è? Importante arsenale. Poi, ora, il progetto arsenale è classificato come top secret.
Se la collaborazione con la Sesta Strada diventa di dominio pubblico, i nostri nemici sfrutteranno sicuramente la cosa a loro vantaggio. Tutte le comunicazioni devono essere cifrate e il trasporto di tutta la merce deve avvenire con il favore del buio e pochi testimoni in luoghi scarsamente sorvegliati. Tutto il personale coinvolto nell'operazione sarà soggetto a ispezione di routine. Qua c'è messaggi. Automazione stabilimento. In conformità con l'automazione programmata dello stabilimento, eseguire le procedure di licenziamento di massa entro la fine del trimestre. Si ricorda, il server aziendale deve essere recuperato. Vabbè, ok. Sempre per sempre giovane, sì, ok. Paga o ti esplode la testa. Vabbè, ok. Sistema di sorveglianza, ecco, lo spegniamo. Perfetto. Così questa pistola praticamente non serve più. O meglio, vediamo. La tengo comunque, si sa mai. Cos'è là? Finestra del tetto. Ah, forse potevo aprirla. Qua non mi sembra ci sia nessuno, però vediamo. Vediamo qualcosina. Invece c'è una, ma anche questa la metto solo KO. Ok. Spegni, grazie. No, comunque non sono segnalate ste canzoni. Piazza il tracker. Sarà una bella giornata. Ok. Esci. Aspetta. Oddio. A livello necessario 31, la madonna, per ste scarpe. Qui c'è qualcosa. Kendachi, un nuovo catalogo primavera. Non mi ricordo se è il nostro obiettivo. Qui alla Kendachi siamo dei creatori. Teniamo innanzitutto la soddisfazione dei clienti e il loro budget. Scegliendo i nostri prodotti potrai essere sicuro che i tuoi euro dollari non andranno sprecati. Kendachi, la scelta è ovvia. I nostri prodotti, Kendachi Power Sword, partite delle lame, la nostra iconica Power Sword è tornata, è più in forma che mai. Fate a fettine i vostri nemici senza alcuna fatica, grazie all'innovativa tecnologia della lama microdentata di cristallo, creata con materiale di massima qualità e con un design letale e al tempo stesso elegante. La Power Sword farà un figurone sia al tuo fianco sia in pugno. Kendachi mono doppia classica, non si può migliorare alla perfezione. Questa classica doppia lama è rimasta in produzione dal lontano 2019, illuminata da un laser a colore personalizzato integrato nell'impugnatura. La mono doppia non passa mai di moda, blocca ogni colpo e penetra attraverso la difesa dell'avversario. Se la gente non la comprasse non continueremo certo a produrla, ordina oggi stesso il tuo modello. Kendachi monocavo, un'arma tanto discreta quanto letale. Creata per chi desidera potenza senza necessità di sfoggiarla. Questa lama molecolare è stata progettata da un team di esperti ingegneri del nostro avanzatissimo laboratorio orbitale. Il monocavo può sostenere fino a 1300 kg e tagliare le fibre corazzate come se fossero di burro artificiale. Si dice che molti parlamentari del convegno di Zurigo volessero proibire la vendita di quest'arma. Se non è un complimento questo, non so che altro dire. Quindi il monocavo è un'arma stealth. Però vedi, peccato che... Cioè, su certo, ma è non con tutto, ovviamente. Però, no, col cavolo che apro. Su certe armi, certe cose, io avrei preferito proprio una specie di, non so, addestramento virtuale. Così almeno uno capiva che cavolo andava a comprare. Ciao V. Wakako Kada, pensi che possa tradirci? Ah, è Takemura. Aspetta, non ti affascina più? Hai qualche dubbio? Hai qualche dubbio? Non so. Rispondi. Basta guardarla, un ragno velenoso camuffato da gentile signora anziana. Ma io non mi lascio ingannare. Se non fosse per il suo disprezzo per la Arasaka ci avrebbe già venduti per una manciata di palline da pacinco. Ma visto che non l'ha fatto significa che è ancora più pericolosa, è un opportunista. Forse vuole solo prendere due piccioni con una fava e aspetta il momento giusto. Vi, sono a Kabukyo, ho due domande.
Come hanno potuto chiamare questa schifosa baraccopoli Kabuki? Kabuki è una forma d'arte. Te lo farò sapere a breve. Vabbè, fammi sapere se posso dare una mano. A me Takemura sta simpatico. Forse accetterò la tua offerta, ma per ora me la cavo da solo. Arriva la tua ora. In che senso? Che senso? Che morirò anch'io, sì, è probabile. Come tutti. Aspetta. La tele... Ah già, l'ho spenta. È vero, il tizio... Ah, il tizio mi è sempre messo uguale. Però vediamo se magari... Lavoro fantastico. Ted farà il culo a striscia a quegli stronzi della Kendachi. Comunque, rispetto per l'operazione da manuale, chiudo il contratto e ti mando i tuoi Eddie. Ok, non mi ha visto nessuno. Non mi ha visto nessuno. E missione completata. Perfetto. Fa vedere la mappa. Contratto. Tina, non è finita? Aspetta, Tina ricompensa. Dove? Sarà una stazione, solita stazione di cambio, insomma, di vendita. Oppla. Sì, infatti. Tieni ricompense. Ma che m'ha dato? Come l'altra volta, non si capisce che cavolo m'ha dato. Ma vabbè. Comunque vabbè, abbiamo chiuso la missione. Allora, siamo qua. Qua roba da comprare non mi interessa. Qua c'è il pugilato campione degli animals. Io aspetterei qua. Ok. Sì. Teniamo una e l'altra. Arriva la nostra moto. Eccola. Ok. Direi di andare. Forse... Oh, madonna. Ah no, mi sa che ho sbagliato strada, aspetta. Forse è giunto, diciamo, il momento, in un certo senso, di stare più o meno con gli stessi vestiti, a meno che non trovo qualcosa di veramente utile. Attenzione. Perché questi vestiti che ho indosso sono praticamente epici, tranne... gli stivali. Però appunto, essendo epici, hanno la possibilità di metterci dentro le mod, cosa abbastanza importante. Mi sa che abbiamo raggiunto quel livello dove diventa più importante rispetto all'inizio del gioco, quindi vediamo. Madonna, scivolata. Sì, preferisco, ok, passare il tempo così, così ottimizziamo, piuttosto che attendere e farlo passare. Che succede qui? Mi scendere. Yo, V, ho un cliente che ha bisogno di andarsene da NC al più presto, altrimenti andrà solo al suo funerale. Mi serve un autista decente che non se la faccia sotto se la situazione precipita. Che ne pensi? Leggi i dettagli. La sesta strada. Odio quei bastardi. Aspetta. Vomitano tutto il giorno stronzate patriottiche altisonanti e si comportano come animali. Posso... Ah, là, sì. Johnny. Ma posso leggere i dettagli? Ah, niente. Non sì. Dice niente. Vabbè, sì. Fanno... Aspetta. Mi sa che ho... messaggi... No, diario... I dettagli della missione... Entra nel nascondiglio... Vabbè, leggiamo questo, ok. Dettagli, è questo. I sesta strada hanno subito un colpo di stato interno e il loro capo si è beccato un proiettile in testa.
Il suo assassino ne ha preso il posto, lo chiamano Gunner. Il nuovo capo ha ordinato un'epurazione per eliminare tutti i membri della gang leali al precedente capo. Il mio cliente, Flavio, è il prossimo sulla lista degli indesiderati. E ha deciso di lasciare la città. Ho già stretto un accordo con i nomadi, i quali hanno accettato di portarlo sull'altra costa. Tu dovrai soltanto scortare Flavio al luogo d'incontro con la loro guida. Piccolo problema, c'è già una taglia sulla testa del nostro amico, perciò dovete fare attenzione. Ti invio le coordinate ad attuare il rifugio di Flavio, raggiungilo, caricalo a bordo e consegnalo ai nomadi al più presto. Tieni la tua arma a portata di mano e non dimenticarti di controllare gli specchietti retrovisori. La stessa strada ha messo una taglia sulla sua testa, chiunque lo cerchi sarà pronto tutto. Allora, io quindi farei... così. Perfetto, ecco. Ci se serve. Quindi, lui è il mitragliatore, quello picchia. Ci ha detto che un qualche ciuma aveva ordinato delle ragazze. Quello ha usato la doppietta. Non so se agire, sono solo in tre. Agire così. Beh, con la pistola magari. Sacco di merda. Con la pistola. Ah, ma sono tranquilli però. Vabbè, lo stanno cercando male. Non entrano neanche in casa. No, tutto il giorno, cazzo. Andiamo. Ok. Oh. Questo? Ah, era dentro? No, attraverso la porta. Ok. Meno male che quando miri... cioè comunque ti viene rivelato chi hai davanti. Commenti contraffatti. No, tocca a te, pezzo di merda. Ce n'è un altro. Dov'è? Trova. Sento che mi aleti sul collo. Ma dov'è? Ah, è lì in basso. Ok. Qui niente. Qui c'è un computer. Messaggi, lasciare la città. Ah, dai, il capitano è quello che ci ha ingaggiato. La persona che ti farà fuggire dalla città, cioè il fixer. Sta venendo da te ora, sbrigati perché hai la stessa strada alle costole. Non fare entrare nessuno, non accendere le luci, non andare in rete, non rispondere alle chiamate. Sì. La pubblicità. Si vede come ha spento le luci. Ok. Dammi qualcosa, sì, va. Cioè, dammi tutto che poi smonto. Anche qua ce n'è uno. E non mi ricordo più se è un'abilità che avevo preso, questa cosa che ti identifica sia i nemici. Non me lo ricordo più, vabbè. Comunque. Nuovi titoli Band Dance, questo già letto. Questa... No, tu... Oh, cazzo. È un fottuto bagno di sangue. Sì, c'è un po' di... Canzone ai corpi, se è morto. Allora, che cos'è? Abbiamo trovato? Sì, quello è il tuo chum, no? Credo sia ancora vivo. Ah, sì? Gli stronzi come lui atterrano sempre in piedi. Aspetta. Aspetta che qui c'è qualcosa. Eurodollari, eurodollari. Dubai, sabbia e morte, l'ho già letto. Ehi, mi senti? Oh cazzo, la sesta strada. Loro... Lo so, Flavio, giusto? Sei tu? Sì, devi... devi portarmi fuori da qui. Cos'è successo? Cosa cazzo è successo? Dovevi solo restartene qui, tranquillo, da solo. Sì, ma... volevo solo dire addio alla città, capisci? Quindi
Ho ordinato delle ragazze e dei booster. Capisci niente. Sei un imbecille. Credevi che nessuno l'avrebbe notato? Chiamare metà delle puttane della città senza che nessuno batta ciglio. Ok, ok. Ho fatto una cazzata. Lo so. Che importa ora? Dobbiamo andare. Ma non mi dire. D'accordo, andiamo. Merda. L'auto è nel garage. Portami. Ah, ok, non vuole la mia auto. Ero già pronto in caso. Aspetta. Un po' di soldi. Vabbè, qua io ho fatto fuori tutti, a meno che non arriva qualcun altro. Sei dietro? Dov'è? Sta uscendo di lì, sì. Intanto lo so che ti prenderai all'ultimo te, come quell'altro che zoppicava e poi all'ultimo... Oh! Ti prego, non uccidermi! Ah. Sali. È arrivato? In un lampo. Mm-hmm. Leo. Merda, okay. Volevo solo divertirmi un po'. Smettila di lagnarti. Sei ancora vivo. Non come le ragazze. Tra bandiere. Va bene. Era qua vicino. Aspetta. Ma indica qua, io faccio così, si può. Esci dall'auto. Ehi! Ehi! Qua giù! Dov'è il cliente? Dietro, sta sanguinando. Merda! Se muore, non vengo pagato! Non mi riguarda, la mia parte l'ho fatta. E curalo, so. Vediamo, forse andremo no. Da un bisturi, ok? A pochi minuti di distanza. Ce la fai a resistere? Non ho scelta. Non sa, vabbè, perché ho parcheggiato male, sicuramente. Vabbè, morirà lì. No. Ah, ok, si è deciso. Boh, a posto. Okay. va bene, mappa. Una missione veloce. È stata. Vediamo di qua adesso. Sì? Questo è quello che chiamo un lavoro con i fiocchi. Flavio dice che non ha mai incontrato nessuno che spacca i culi come te. E non credo che lo incontrerà ancora per un po'. Non ce ne sono molti come te. Ho tratto chiuso e ho già mandato gli Eddie. Ottimo. Sa 9000. Secondo me c'è una specie di errore, se vogliamo. Non mi stupirei se fosse davvero così nelle ricompense. Perché delle volte fai magari una fatica della Madonna e comunque ti pagano poco. Altre come adesso, che non è stato così complicato. Anche avessi avuto, diciamo, non un'arma super potente come la pistola, saltava solo di sparare dei tizi e basta. 9000 così. Boh. Cioè, ovvio che fa piacere, però boh, non è equilibrata la cosa. Allora adesso vediamo. No, ho sbagliato. Qua si sta sparando, lasciamo che si sparino. C'è un sito in rete che getta fango sul sindaco, Weldon Hall. Beh, sindaco ad interim, perché come sai deve essere rieletto. Politica, eh? La macchina del fango non si ferma mai, neanche per un minuto. Comunque, il mio cliente vuole che quel sito sparisca nel freddo vuoto del cyberspazio. Guarda il briefing se ti servono altre informazioni. Ok.
politica è ogni cosa più viscida dei perizomi dei leaks. Almeno i corporativi di solito ti dicono in faccia come hanno intenzione di fotterti. Sorrisi finti, promesse improbabili, favoreggiamenti spudorati. Tutti preliminari prima di metterlo in quel posto, intanto che ti svuotano il portafoglio. È la loro natura. E la natura qual è? E la nostra natura qual è? Far saltare in aria le cose, certamente. Quello che ti chiedo di fare stavolta. La stessa strada ha un debole per Jefferson, per Alex, perciò ha dei server che pompano propaganda anti-Holt, tutto spiano. Vedono per Alex sindaco come un ritorno di Abraham Lincoln o qualcosa del genere. Giunto tra noi a riunire la città con gli Nusa, poveri idioti. In breve il mio cliente vuole la fine di quella macchina del fango, semplice. Entra nella zona del garage. Hoppla. Area ostile. Trova il garage con i server. Sesta strada. Sì. Sergente. Ok, pistola silenziata. Ok. Iniziamo. Forse ha sentito lo sparo, non credo. Magari la rottura della telecamera. No. Ok. E qual è il garage qua? Boh. Attenzione. Beh, l'ideale è far pulizia. Ah, là c'è anche una torretta là in fondo. Far pulizia e poi con calma vedersene uno a uno. Adesso non voglio scendere, però. Voglio vedere da qua cosa riusciamo a fare. Ok, appello. Sì, guarda, ci sono messi dove ci sono gli esplosivi, quindi direi che colpettino. Ok. Forza! Non ho tutto il giorno. Si sono messi in allerta, forse. Ma non lo so. Sì, però mi sa di sì, perché senza rancore. Sì, sì. Proviamo a prenderne uno in testa. Ah, interessante, così forte. Bene. Molto bene. Che c'è? Ti diverti? Molto bene. Meno male. Ah, ce n'è uno. Quello è un cecchino. Aspetta, voglio essere sicuro. Che c'è? Vuoi giocare a fare il guerrigliero? Vabbè, erano già in allerta, se è per questo. Lì c'è una torretta. Lì c'è una torretta. Beh, scusa, non l'ho preso. No. Questa quella non è morta. Mi stanno sparando. Però ha fatto in tempo. Vabbè. Facciamo che tanto mi han visto. Non sa cosa fare. Ecco. Aspetta. Ce n'è uno qui. Ci sarà qualcun altro. Guarda, teniamo. Però a me dà più soddisfazione il fucile a pompa, della pistola. Anche se la pistola fa molto più danno. No, ho sbagliato tasto.
Me l'ha fatto equipaggiare, ma... No, mappa, inventario. Ridammi il mio, scusi, eh. Ho sbagliato tasto. Ok. Ah, sarà questo. Installa malware. Sai lo Sharkang? L'ho bucato. Cosa c'è dentro? Progetti. Ferry, Ferry Smart, prototipi. Ho già guardato. Non sono sul mercato. Dust, sì, allora facciamo uno squillo alla Mitec. Vediamo quanti addi abbiamo per le mani. Installa malware. Non facciamo in tempo a inchiodare al muro uno stronzo che un altro sale nei sondaggi. La solita cazzo di politica. Scusa, Johnny, ma non ho tempo per la tua piccola rivoluzione anarchica. Ah, sì? Beh, sarebbe meglio che continuare a tagliare le teste a una cazzo di Hydra. Un motivo in più per usare un'altra bomba nucleare. Va bene. Abbandona la zona. Sì. Aspetta. Prendo qualcosina. Poi me ne... Ah, ce n'è uno. Vediamo. No, non passa attraverso. Ancora vivo. Ok. Ce l'hai fatta, V. Ho appena saputo che il virus è diretto verso i server come un cazzo di asteroide. Ottimo lavoro, grazie. Chiudo il contratto. Va bene. Missione completata. Altra missione abbastanza veloce. Abbiamo guadagnato un talento. Io dove stavo? Ah, stavo ok. Sì. Ma in gestione della salute in combattimento si attiva il 90% più rapidamente. Ok. Sì, è vero che avevo preso queste due. Ok, che in combattimento ora la salute dovrebbe rigenerarsi di più. E più in fretta. Va bene, mappa. Qui fatto. Ah, ce n'è una qui sull'edificio, eh. Vabbè, dammi la mia moto. Vediamo un attimo. Si è guadagnato della roba, ma sarà roba che... Infatti, beh, oddio, magari sti fucili a pompa sì, fanno più danni decisamente. Però il nostro punta sul critico, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi direi che è meglio. Poi vestiti. Questo ha un po' più di armatura. Però ha uno slot mod, sì, anche questo. No, giusto per l'estetica, fammi vedere. Cosità. Vabbè, bah. Io guardo, terrei questo, tanto cambia poco. Due punti armatura, insomma. Sì, riduce il 5% di danni subiti dalle esplosioni, vabbè. Starei così. Come ho detto, ormai... No, beh, questo... Quello che ho indosso ha più armatura, ma aumenta anche la proprietà di colpo critico. Quindi direi che a questi li posso anche smontare. Toh. Qua. Ah, già, questi qua, sì, avevano... Molta più armatura, però questi, quelli che sto indosso io ha 3 slot mod. Inoltre livello 31 per indossare ste scarpe. No, dai, lo smonto. Smonto. Ma qua c'è altra roba, forse ha un mirino. Ah, è corpo a corpo. Sì, come ho detto, alla fine ho potuto vedere che la modalità corpo a corpo, ma lascia un po' a desiderare, in generale. Preferisco magari usare i pugni, visto che li abbiamo potenziati. E basta. Basta, 169. Beh, altra roba. Beh, posso smontarla. Ordina per qualità. Le robe... queste qua comunque le smonto, sì. Direi... Sì, dai, smontiamo. Smontiamo almeno le cose verdi barra... bianche, che sono quelle di livello basso. Fucile d'assalto,
Io non li userò mai, quindi inutile anche che li tenga, francamente. Però magari forse mi conviene venderli, boh. Non saprei, vabbè, stiamo così per il momento. Mappa. Già messo, va bene. Andiamo. Cioè, seconda necessità. Oh. Cioè, delle volte mi conviene vendere, ho visto. Magari un gruppo di armi per guadagnarci qualcosa. Altre volte per potenziare le armi che ho mi conviene smontare. Siamo qui. Ciao V, ho un lavoro serio e mi serve che se ne occupi una persona seria. Voglio che tu vada nel territorio della Sesta Strada e che piazzi un virus nei loro sistemi. Conto su di te, Roccia. Ah, un'ultima cosa, c'è un tecnico, Lucius Thoral. Non mi dispiacerebbe se gli piantassi del piombo nel cranio. Ci stai? Bene. Specifiche allegate. Sabotaggi. Sesta strada si credono incredibilmente furbi. Penso di poter assaltare un trasporto Mitec nel mio quartiere senza che io lo scopra. Credono di poter ottenere armi corporative e volgere gli equilibri del potere di questa città in loro favore. Beh, stanno per avere una brutta sorpresa. Ti vi ho le coordinate del covo dei Sesta Strada, il codice della porta. Il lavoro è semplice. Infiltrati, trova il computer che usano per sbloccare la tecnologia corporativa, carica il virus che ti mando tra poco e voilà, le robelle armi avanzate diventeranno un mucchio di ferraglia. Però una cosa, se per caso trovi un certo Lucius Thoran, fammi un favore, fallo sparire, ti piace? Thoran è un tecnico, è lui che ha avuto l'idea per questo piano di merda. Fai attenzione e divertiti. Ok, però qua posso passare tranquillo. Per cui ho combattuto. Quindi si va su? Sì. Okay. È opzionale uccidere Lucius. Noi lo uccidiamo, ovviamente. Ovviamente. Nell'utilizzo dei data terminali, un'ispezione di routine ha rivelato che molti sono stati corrotti da malware. Gli esperti della polizia. Anzi, tiriamo fuori, va. Potrebbe causare dei blocchi nel cyberware e in casi estremi. Zona ostile. In risposta alle crescenti proprio. L'ufficio del sindaco. La volta che fai casino. Quando è stata l'ultima volta che ho sbagliato qualcosa? Eh? Sul serio? Quante te ne devo elencare? Nascondiglio Sesta Strada. Sì, ma aspetta. E l'unica via è quella. Oh. Ah, c'è uno là che mi sta guardando. Cecchino. Qua per forza di cose se. Vabbè, sono girati entrambi. Tengo la pistola silenziata comunque. Vediamo se. E non c'è neanche afferra. Non c'è afferra. Attenzione. E niente, qua spariamo. Non c'è scelta, anzi c'è un esplosivo. Oppure aspetta, l'ho vista adesso. L'ho vista adesso, un attimo. Aha. Ok. Perché essere me stesso, confessione, modest dipendente? No, questo l'ho già letto. Ah, così li abbiamo superati. Ok. Però devo cercare quel Lucius anche. Non dovevi chiamare. No, ora è un tuo problema. E allora sarà sempre così. Ok. Però forza, non farmi perdere tempo.
cioè comunque la pistola è silenziata. Magari questi sentono appunto il fatto che la telecamera si rompe. Ok. Però, cioè, voglio dire, allora non possiamo. Te, inizierei a correre. Facciamo così. Meno male ho armi forti. Ok. Hai qualcuno alle campagne? Tanto vabbè, sono in allerta, però non mi hanno ancora visto. Il mio nome si scrive Zeng, porca puttana. Mi sa che anche questo l'ho già letto. Zeng, io mi ricordo qualcosa. Perché mettere tutte robe? Cioè, troppe. Cioè, tutte uguali. Cavolo. Aha. Guarda che strade. Capacità tecnica. Munizioni. Pistola. Pistola, va bene. Carica il virus. Ma Thorn magari è qua. Vediamo, devo scansionarli prima. Eccolo. Eccolo, eccolo. Aspetta, no. Ah, c'è il vetro, madò. Posso prenderlo così, basta. Così, afferra. C'è qualcuno? Ok. Ok. Ah, c'era un altro, aspetta. Carico, lanciamissili. Stinger. Vieni fuori, sacco di merda. Afferra. E c'era la telecamera. Tanto questi sono sesta strada, posso anche ammazzarli. Qua c'è. Oh, questo è forte, molto più forte del nostro, però se è sempre lì. Cioè, non ha danno critico. Comunque c'è l'ama, che magari capita di meno, vabbè che tanto usiamo più le pistole. Potrei provarlo però. Potrei effettivamente. Ah, questo non si. Potrei effettivamente. C'è uno. Vieni fuori, sacco di merda. C'è un... Ah, ma... Qui. Non è qui. Forse è su. O è giù. In teoria ce l'ho davanti, ma no, sarà su. Ok. Ok. È giù. Ok, è giù. Batteria monocavo. Prendiamo queste armi blu, per favore. Ok. Dov'è il computer? Qua. Installa malware. Ok. Fatto tutto. Siamo passati inosservati. Vita, anche questo l'ho già letto, da Max Tuck, di Mattias Maddox. Sì, me lo ricordo. Vabbè. Benvenuti alle 54 News, sono Gillian Jordan e queste sono le allora. Io uscirei a dove sono entrato tranquillamente. Se possibile. Ok, c'è l'altizio. Beh, posso passare anche di qua perché uno dei due l'ho fatto fuori. Questo è rimasto da solo. Per un attimo mi ha quasi visto. Ok. 49 reputazione, vai. Ha annunciato un piano
per fondare una nuova colonia. Possiamo uscire. Questa nuova base sarà suddivisa in tre zone distinte: industriale, okay, scientifica e residenziale. Questa pistola silenziata fa un bel lavoro, disponibili per l'acquisto. Ovviamente loro saranno di livello un più basso, magari del nostro, comunque del nostro stesso livello. È una missione comunque di livello moderato, quindi è scoppiata una nuova ondata di tensioni in seguito agli attacchi su meglio contro le basi NUSA. Come è giusto che sia, in un certo senso, se uno vuol fare la stealth, deve, diciamo, avere armi professionale che... come sempre, V. Quelli della sesta strada ci penseranno due volte prima di mostrare le loro facce da culo nel mio territorio. E come hai gestito Lucius Thoran? Ciliegina sulla torta, contratto chiuso. Bene. Livello facile. Bel al punto di scambio. Tieni ricompense. Ok, semina, scusa, dimenticavo. Ti ho lasciato un piccolo bonus al punto di scambio vicino. Non ce n'è non c'è bisogno di ringraziare, ma l'ho già preso. Ok. Attenzione, benissimo. Fa vedere. No, non siamo saliti, però manca poco per il livello 30. Qui abbiamo guadagnato qualche arma. Ok, vabbè, tanto ce l'abbiamo. Lo spazio. Ah, ecco, avevo preso. Ah, questo era. Questo qui fa danni fisici 50-61 danni, quindi il doppio praticamente più forte del nostro. A livello necessario 31. Probabilità sanguinamento aumenta di 6 volte l'energia cinetica dei proiettili, aumentando probabilità di far cadere un nemico. Ah, aumenta di 22,193 i danni. Ah, come mod. Come mod. Però il nostro, come ho detto, aumenta il critico. Potrei provare. Questo lo tengo magari per provarlo. Ok. Poi vediamo. Poi vediamo. Allora, io direi... se mi ricordo, mappa la zona... di andare a prendere la modalità Berserk, quella definitiva, che non penso ci sia meglio di quella che ho visto, cioè quella che ho trovato. Devo però ricordarmi qual era il bisturi. Forse era questo. Dovrei provare. Ah, qua c'è anche un viaggio rapido. Proviamo, vediamo se è quello. Se è quello. Così poi non... No, perché ha dei vantaggi abbastanza vantaggiosi. rispetto a quella che ho. Forse... Sì. Era una donna questa. Ok. Ok, allora, sistema operativo. Eccola qui. Praticamente Berserk Militech MK5, abbiamo 64.000 euro dollari, che... Allora, pressoché è uguale, solo che anziché del 10 riduce del 15%, 5% in più, il culo delle armi, danni corpo a corpo e l'armatura e resistenza. Qua è scritto giusto, cioè durata 10 secondi, tempo di recupero 60 secondi. Ok, poi però qualcosa già di diverso, tipo che neutralizzare i nemici ripristina il 5% della salute massima quando Berserk è attivo, quindi quando uccido uno mi curo del 5%, è un po' poco però. In più aumenta del 40% la salute quando Berserk è attivo e aumenta del 40% la resistenza massima quando Berserk è attivo e ha 3 slot mod vuote. Io la prendo. Ok, vediamo se ha delle mod, anzi potrei, già che ci sono, potrei vendere, tipo anche questa, anche se è un'arma leggendaria, però io non mi trovo bene, quindi direi che posso anche venderla per recuperare qualcosa, sì.
Questa non la vendo, il fucile a cecchino non lo vendo, però il resto posso venderlo. Queste qua comunque 501, 500 l'altra, alla fine i soldini li facciamo, ecco, vendo anche questo. La pistola quella, ok, questa qua sì. Ah, aspetta, questa in uso. Sì, esatto, 194 danni. Ah, la probabilità di colpo critico, questa non l'avevo vista. Questa fa un po' più di danni, però questa ha più colpo crea. Ok, no, questa allora sì, se no non avevo letto che era... Eh già. Va bene. Stiamo con questa, anche se fa un po' meno danni... Ah, in teoria questa fa più danni chimici. Sì, no, le vendo, dai. Senza indugio. Vendo anche questo. E fucile di precisione. Rimango con queste. Sì, direi che rimango con queste. E abbiamo recuperato un po' di soldi. Vendo le cianfrusaglie, poca roba. No, aspetta, qua. Questo l'avevo preso qua forse. Tirapugni degli animals. Ok, proiettile termico. No, roba che non mi interessa. Allora, torna qua che voglio vedere una cosa. Ah no, lui ce li ha epici. Sì. No, raro, scusate, raro. Il tirapugno, ok. Niente. Oggetti disponibili, va bene. Posso prendere qualcos'altro? No, le braccia, visto niente. Qua aumenta di 50 l'armatura. Abbiamo questa che aumenta di 90. Qua non c'è niente. Qua no. Qua ci vuole, eh? Assumo una cosa, c'è? Aumenta 10% degli inflitti a droni, mech e robot, nucleo meccatronico. Però è comune, è roba comune, va. Vabbè, no, posso anche non prendere. No, basta, siamo a posto. Quindi, praticamente, ok, me le ha tolte lui. Ok, quindi adesso riaggiungo quello che avevo prima. Che quando deve essere cattivo... Aumenta 15% armatura, resistenza e rigenerazione della salute. Gli attacchi corpo a corpo infliggono il 100% di danni extra in più. Poi questo si riduce di 6,5 secondi la modalità Berserk. E poi quando Berserk è attivo aumenta del 25% i danni critici. Ok. E mi dura 10 secondi, va bene. Quindi, diciamo che... La modalità Berserk così è decisamente più forte. Anche se come abbiamo visto, il corpo a corpo è un po' così. Però vabbè, però il fatto che diminuisce il rinculo delle armi, eccetera. Una missione si è aggiornata. Indovina chi è? Allora, la prossima gara è praticamente dietro casa mia. Quindi devo dimostrare alla gente di qui che faccio sul serio. Vediamoci all'angolo tra la Brandon e la Waller. Chiami quando arrivi. Certo, facciamogliela vedere. Sì. Non risponde. Va bene, quindi abbiamo quella missione eventualmente. Io quasi quasi la farei anche subito in attesa Santo Domingo qui. Dove devo andare? Mappa. Ok, beh, non è distante.